Storie italiane. Una piccola principessa. Ma papà, siamo appena tornati a Londra. Tesoro, vuoi che rimanga con te mentre la nostra madrepatria ha bisogno di noi? Quando il dovere ci chiama, ci muoviamo, marciamo. Questa è la mia piccola principessa. Eccoci. Capitano Crew, eccovi, siete in ritardo. Ora, iniziamo il colloquio. Cos'è? Oh, non pensavo che ci sarebbe stato un colloquio. Pensavo di essere qui per pagare la retta. Ecco, ma la prego di fargli un colloquio, se proprio deve. È così generoso. Ora non sarà necessario alcun colloquio. Provvederò senz'altro a sistemarla. Fino ad allora, vi prego di unirvi a noi per il tè. Questa è la tua stanza. Ti piace? Sì, grazie mille, signora Michelin. Che belle maniere. Ti lascio sistemare. Allora è tutto qui, tesoro, ma... Oh, non mi sento così coraggioso. Tesoro, pensi di poter condividere con me un po' del tuo coraggio? Sì, papà. Ti senti meglio ora? Sì. Grazie. Ora salutami dalla finestra. Così il capitano Crew lasciò la sua bambina e andò in guerra. La signora Rose ti aiuterà a sistemarti. Come stai, signora Rose? Tu come stai? Salve, signorina. Posso fare qualcosa per te? Come osi entrare senza bussare? Mi dispiace tanto, signorina. Non c'è problema, la porta era aperta. Come ti chiami? Ti consiglio di non perdere tempo con la servitù. Becky, ti piacciono i miei giocattoli? Sono davvero belli, signorina. Allora puoi venire qui e giocarci. Potremmo anche giocare a fare la casa insieme. Oh! Andiamo a fare colazione. Voglio che tutti voi scriviate un saggio con argomento il mio sogno più grande. Vediamo quanto siete bravi. Solo 5 minuti. Oh, guarda cosa ho fatto! Tu, è stata Lavinia. Diglielo. Mi dispiace molto per la mia sbadataggine, signore, ma posso dire il mio tema ad alta voce, se vuole. Va bene, vai avanti. Mio papà dice che un sogno non è quello che ci appare quando dormiamo. I veri sogni sono quelli che ci fanno restare svegli per essere tutto ciò che il nostro cuore vuole che siamo. E il mio cuore? Il mio cuore vorrebbe un sacco di sorrisi e di risate infinite da regalare a chiunque ne abbia bisogno in tutto il mondo. Sogno di poter mandare un sorriso proprio in questo momento al mio papà, lontano, lontano, lontano. Bellissimo, Sara. Lavinia, dovresti imparare da lei. Amiche? Huh? Dai! Bambina, è l'ora della tua lezione di equitazione. Salve, professor George. Ciao! Qual è il problema? Daisy, lei non sembra stare bene. Oh, c'è qualcosa che posso fare per aiutare? Forse potresti accarezzarla amorevolmente così. Questo potrebbe confortarla. Serve un medico e una coperta. Oh, tu cerca il dottore, io prendo la coperta.
Sara tirò fuori la sua coperta preferita per Daisy e rimase nelle stalle tutta la notte, confortando il povero animale malato. Ecco, ecco, ora sta bene. Davvero? E tu, signorina, ne sei la causa principale. Come? A volte ci dimentichiamo di quanto anche gli animali abbiano bisogno di amore. Ottimo lavoro, dottoressa. Ottimo lavoro anche a lei. Hai passato la notte nelle stalle? Che cosa indecorosa per una signora! Ma... basta discutere. Tuo padre ha inviato una lettera a te e a me per chiedermi di organizzare il tuo compleanno. Tuo padre invierà il denaro non appena arriverà a Mafeking. Oh, una lettera del mio papà! Smettila di gridare come una teppista. Portatela dentro. Sì, signora. Tanti auguri a te. Buon compleanno, cara. Adesso io ho qualcosa per voi. Questo è per te. Signorina, è la prima volta che qualcuno mi porta un regalo. Grazie. Questo l'ho scelto per te. Oh, Becky, è bellissimo! Questa bambola. Una bambola tutta tua. Mi lascerai giocare con lei? Oh, sì! Temo che il capitano Crew sia scomparso. È entrato da solo per salvare il suo battaglione. Ma non ha pagato per la figlia? Signora Michelin? Scusate. È solo lo shock. Grazie. Signorina Rose, dovrei parlare con Sara? Non oggi, signora. Oggi è il suo compleanno. Non ho tempo per i capricci dei bambini viziati. Se non glielo dici tu, lo farò io. Sara, tuo padre è entrato nelle linee nemiche. Oh, ma il mio papà è così coraggioso. Li avrà sconfitti. Lo so. Io lo so. Io lo so. Io lo so. Anche secondo me. Gliel'hai detto? Sì. Sara... non puoi più avere questa stanza. Abbiamo speso così tanto per il tuo compleanno. Sei in debito con noi. Quindi dovremo tenere le tue cose per pagare tutto. Signora Michelin. Ringrazia che non la sto buttando per strada. La signora Rose si prenderà qualche giorno di riposo a partire da adesso. Sara, vieni con me. D'ora in poi resterai qui e aiuterai in cucina. Non avrai più bisogno di studiare. E così Sara lavorò duramente. Buongiorno, signora Cook. Hai un sacco di lavoro da fare. Tu, piccola imbranata, niente pranzo per te oggi. Tu il mio pranzo oggi. Non dovresti inchinarti e fare la brava? Oh, buongiorno, signora. Hai versato il succo. Dovrò lamentarmi con la cuoca. In questo caso, permettetemi almeno di far valere il vostro reclamo. Signorina, stai bene? Oh, sì, certo. Ti ho portato questo. Sai cosa? Facciamo finta di essere tutti al tè. E che ci siano torta, budino, limonata e panini caldi.
Sara? Miss Rose, sei tornata! È qui che ti ha fatto vivere? Oh, questo è il mio palazzo e io sono la principessa. Questo è il mio trono e questo è il luogo in cui mi diverto a immaginare che questo sia un letto caldo, soffice, morbido e bellissimo, pieno dei miei orsacchiotti e delle mie bambole preferite. Non hai nemmeno un camino? Sì, è la cosa più difficile da immaginare, però quando mi metto con tutto il cuore e la mente a immaginare fiamme luminose, gialle e arancioni che danzano sul legno, non me ne accorgo nemmeno mentre vado a dormire. Oh, Sara! Un'altra truppa di soldati è stata portata da Beffa King. Oh, pensate che mio padre possa essere lì? Era in guerra a Mafeking. Vi prego, portatemi lì. So che è lì. Per favore. Dov'è tua madre, bambina? Le mie scuse. La bambina è completamente fuori di testa. Se tuo padre fosse stato bene, ce l'avrebbe fatto sapere. E se fosse ferito e non avesse potuto? Basta! Oh... Devo andare! Sara! Non sappiamo chi sia. Non è cosciente. Trasferitelo all'ospedale di Londra. Non possiamo occuparci di lui qui. Sì, dottore. Dove sta andando la bambina? Polizia! Polizia! Mi scusi, signore. Mio padre deve essere lì dentro. Sei solo? Sara... Sara! Torna qui! Sara! Autista, aspetta! Torna subito a casa! Lasciami andare! Tu sei Sara? Sì! Vieni con me! Sara! Oh, papà! Sara, la mia piccola principessa Sara. E la vita di Sara tornò ad essere felice. Ma a pensarci bene, Sara non si era mai lasciata davvero abbattere dalla tristezza e dall'impotenza, vero? Tutto questo perché aveva usato il vero spirito umano, capace di essere coraggioso e gentile allo stesso tempo.